Carissimi amici della Prognatomia, buona domenica e come d'accordo, come intesa, grazie all'iniziativa pensata e studiata da Matteo Preda, oggi tributo al Wilkinson Classic. Eccolo qua, il Wilkinson Classic, rasoio troppe volte sottovalutato, troppe volte considerato un rasoio non di serie B, ma per iniziare, ma in realtà è un rasoio fatto e finito, un rasoio che può essere utilizzato per tutta la vita, è un rasoio molto efficace. Troppe leggende si sono, poi fa ridere detto da uno che ha una collezione di 160 rasoi, però troppe leggende si sono, come dire, succedute, stratificate su questo oggetto, che in realtà è un oggetto efficacissimo, dal peso importante non è un plasticone, perché vedete che l'anima è in metallo. Quindi sì, certo che è di plastica, però costa anche meno di 5 euro, insomma, ragazzi. Allora, come lo proveremo? Allora, io ho voluto fare un po' un gioco, cioè di abbinare prodotti di grandissimo livello, di grandissima qualità, con un prodotto, quindi di grandissimo costo anche, con un prodotto invece che è il più economico sul mercato, credo, come rasoi, diciamo, meno che si possa trovare in Italia. Quindi, linea Penarigons, grande profumeria inglese, in questo caso è l'Edimion, che ha delle note di bergamotto, salvia, lavanda, uscito sul mercato nel 2003, e con delle lamette che qui ringrazio Rocco Contini che mi ha portato, mi ha regalato, e le proviamo, le Shark Platinum. Shark Platinum. Così proviamo anche questa lametta. Vediamo se autofocus funziona, ma più o meno. Allora, iniziamo subito a... Qualcuno ha detto, ma come mai si deve dire il termine armare il rasoio? Ma se effettivamente si arma perché armare... È anche un termine che significa proprio montare un qualcosa di offensivo, una lametta effettivamente è offensiva, quindi in qualche modo si può usare il termine armare, ma si può anche dire montare la lama sul rasoio, quindi abbiamo ragione tutti. Allora, ecco qua, se riesco ad aprire la confezione, perché non vorrei fare cose poco gradevoli, tipo utilizzare i denti, ma è molto ben impacchettata questa confezione di Shark Platinum. E vediamo un po' se riusciamo ad aprirla così. Ecco, perfetto. Aperta. E andiamo subito a prendere la lametta, che vedete che è in una sua custodia di carta gialla. La scartiamo. C'è colla, ma non eccessivamente. Ecco qua. Shark Platinum, squalo. Ovviamente la si pone sul coprilametta. Super stylus. E andiamo a serrare il nostro Wilkinson Classic. Eccolo qua. Che voi vedete, non è nemmeno così poco esposto, eh? È esposto. Allora, ciotola Rocco Contini, eccola qua, Rocco. Andiamo a scaldare un po' l'acqua e a bagnarci il viso. Io ho messo bagno, un pennello che mi ha fatto Nero Ardesia, che ringrazio perché me l'ha personalizzato con il logo degli amici della Prognatomia, non si vede qua, piccolo, e i colori del tasso, cristallo, fantastico, eh? Guardate che oggetto. Qua c'è il logo degli amici della Prognatomia, eh? Non si vede perché il fuoco va maledettamente, ma c'è. Allora, quindi ringrazio Max di Nero Ardesia che fa dei prodotti effettivamente eccezionali,
Non so se preferisco questo o il bombarolo. Ecco, diciamo che siamo indecisi. Allora, l'acquatina, strizzatina nel pennello e andiamo a utilizzare questa crema Penaligon's Edimion Shaving Cream inglese. Mettiamola un po' nella ciotola di Rocco. Che dite, basta? Sì. Molto sottile il getto. Iniziamo facendo scorrere un po' d'acqua calda con il pennello. Sentite come monta il rumore. Solo con le punte, senza acqua, impressionante, solo con l'umidità del pennello, ha già. Chissà cosa succederà aggiungendo un po' d'acqua. E monta di brutto. Sarà questo ciuffo di tasso. Con l'acqua ancora ce la metto. Sarà, sì, agrumato, salvia, lavanda. La profumeria inglese è molto floreale. Guardate che montaggio. Cioè, pennello, guardate come si apre in viso, guardate. Robe dell'altro mondo. E noi abbiniamo questo con l'osolio, che è il meno caro. Quindi facciamo questo giochino. Gli opposti che si attraggono. Grande qualità, grande lusso. Pennello di Ordesia, Penaligon's. E grande normalità, ma unita all'efficacia. Due cose non sono in contraddizione, almeno così credo. E poi vediamo cos'è Shark. Allora, iniziamo. Andiamo. Qua qualcosa sembra che balli, ma non va balla dentro. Il taglio netto, eh. Taglio netto. Oh. Altro che rasoio per iniziare. Sciacquiamo. Magari saranno anche le Shark Platinum.
Cari signori, qui nella Barbara di 3 giorni, ma c'è più niente. Qui non servono neanche. Io ho fatto crescere la barba 3 giorni per dire, no, quelli sono classici, magari 3 passate, invece qui ne servono 2. Pennello rimasto assolutamente carico di sapone, sciacquo solo il viso. Nero Rhodesia di cristallo personalizzato per amici della famolatomia. Non so come abbia fatto Max a creare questo logo, perché è veramente un lavoro da miniaturisti. A riprodurre il logo. D'acqua ci vuole. Un ciuffo incredibile. Di un morbido. Ecco qua. Allora, tanto lì ti sciacquare il pennello, così almeno poi non perdiamo tempo. Allora, pelo obliquo e contropelo insieme, anche perché non c'è più niente. Mappiamo un po'. Sciacquatina. Rifiniamo. Qui non c'è più niente. Qui nemmeno. E qui nemmeno. Via. Via. Perfetto. Col viso, acqua fresca. Ripuliamo. Oh, non c'è più niente.
Allora, prima di mettere l'aftershave che è una colonia, andiamo a fare due ragionamenti su quello che abbiamo usato. E poi è la cosa che forse mi interessa di più, no? Allora, partiamo dal rasoio, che voglio dire, presentarlo è quasi da ridere, cioè se no lo conoscete tutti. Wiggison Classic, armato però con una Shark Super Platinum. Questa ha portato via l'impossibile, ottima lametta, unita a un rasoio che io continuo a ritenere eccezionale. Poi mi direte, ma tu non lo usi tutti i giorni? Ma certo che no, però se uno mi dice, ma perché io devo cambiarlo? Ma dico, se non si rompe, perché devi cambiarlo? Se vuoi collezionare, o questo l'Elvin Jagger, voglio dire, cioè, non c'è bisogno di spendere miliardi per radersi bene, ragazzi. Cioè c'è chi li spende perché è un collezionista, è un amatore, ma non è che c'è bisogno di spendere miliardi o centinaia di euro. Così come non c'è bisogno di spenderli per le creme e per i saponi, anche se la qualità si sente, perché questo sarebbe ingiusto non dirlo, perché Penarigons è una marca che, devo dire, sta a un livello che, insomma, c'è la differenza fra una Ferrari e un'utilitaria, ecco, diciamo così. In particolare abbiamo usato questa linea, che è la linea di Edmion, con questa appunto base di mandarino, bergamotto, lavanda, salvia, poi c'è anche una nota di vetivè, e utilizziamo, e lo uso moltissimo, quindi vedete che la metà, la colonia, sempre Edmion, Penarigons. Guardate la raffinatezza del fiocco, del papillon, che si potrà prima di utilizzare come aftershave. Impressionante, ragazzi. La qualità è impressionante. Almeno per quanto mi riguarda, io amo i profumi inglesi, amo le note inglesi, amo questo floreale inglese che poi è un po' caratteristico di un po' tutti gli inglesi, secondo me. Questo in particolare, insieme al Sartoriale, insieme al Baiolea, insomma, insieme al, anche al Belen Bouquet, mi sembra si chiami così. Penarigons, punto, non si discute. Pennello, anche qua siamo su livelli molto molto alti, perché il pennello è fatto molto bene. È caratteristico perché è stato fatto con questa personalizzazione, che si vede poco perché il fuoco è maledetto, comunque ha c'è il logo degli amici della Pogonotomia, i colori degli amici della Pogonotomia, Barber Paul, e questo ciuffo di tasso che, guardate che roba, ha un, come si dice in italiano, usiamo la parola in inglese per una volta, backbone, che è eccezionale. Si apre come un fiore, guardate. Complimenti a Nerdesia, complimenti a Max, che è riuscito a fare forse l'impossibile, cioè trasmettere il logo Amici della Pogonotomia in un blocco di cristallo. Eccolo qua. Bene. Ci siamo fatti la barba, la domenica è iniziata e il nostro amato ma anche bistrattato da molti Wiggison Classic mi ha garantito, insieme alle Shark Platinum, eccole qua, il BBS. Io vi ringrazio, vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale Telegram, trovate il link in descrizione in alto sulla destra nella home page di YouTube, insomma, se volete partecipare, siamo già quasi 200, un bel gruppo, insomma, si discute pacatamente. Ringrazio gli utenti che hanno aderito a questo gruppo, ringrazio chi si iscrive al canale di YouTube di Amici della Pogonotomia. Prossimamente novità con i pennelli, che quelli della chat di Telegram saranno già, insomma, prossimamente.
e ci vediamo la settimana prossima. Buona domenica!